Bentornati a Pianura Tavola. Oggi abbiamo un menù completo, non un solo piatto. Visto che è Pasqua, e Pasqua quest'anno viene abbastanza prestino, viene ancora in marzo, abbiamo pensato di preparare degli gnocchi. Gnocchi di patate conditi con il classico condimento veneto che è dolce, un agrodolce praticamente, e anche con delle salse un pochino diverse, più fresche, più nuove. Naturalmente bisogna far bollire le patate, io le ho fatte a vapore con la buccia, poi le abbiamo sbucciate ovviamente, passate a setaccio. Adesso usiamo un po' di farina, cominciamo a impastare. Io faccio un pochino a occhio, a dire la verità, perché dipende appunto anche dalla qualità delle patate, dalla Patate, certo. consistenza. Qui Mettiamo. a Montagnana siamo in zona di produzione di patate. Dobbiamo poi ricordare che nel nostro territorio c'è la patata americana di Anguillara, che è una patata molto interessante, completamente diversa dalle patate con cui facciamo i gnocchi, una patata dolce, che ha anche un contenuto in zuccheri un po' più alto e che può essere utilizzata come dessert o per preparare dei dessert. Queste sono le patate invece da gnocchi. Mi sembrano Normali, già insomma. abbastanza. Ecco, occorre ricordare un po' a chi ci segue che gli gnocchi di patate freschi hanno un contenuto calorico decisamente basso. È chiaro che poi il condimento può far lievitare la quantità di calorie, però un piatto di gnocchi sugli 80 grammi apporta circa, il pomodoro per esempio, apporta circa 200-220 calorie, meno di un piatto di pasta al pomodoro, 300 calorie, e molto meno del riso, che invece arriva anche alle 500 calorie. Intanto diciamo che lo gnocco è un alimento, se condito in maniera leggera, assolutamente light, quindi con poche calorie. Beh, sicuramente non quello alla veneta che provvede burro No, perché è un fuso. condimento particolare, infatti quello è un po' un E noi l'abbiamo fatto solo per la piatto della tradizione. festa, esatto, buonissimo per la verità, si può Buono sì, col mangiare in pomodoro, col qualche occasione, cavolo. ma nel pranzo di tutti i giorni condimenti più freschi come quelli che proponi tu sono Vedremo sicuramente in dopo. linea. Allora, poi prendiamo il coltello. Facciamo dei rotolini. Certamente meno farina si mette, meglio è. Io non metto il sale in questi, perché come mi ha insegnato la mia mamma, il sale tende un pochino a sciogliere, diciamo, le patate. Ecco, una delle motivazioni per cui gli gnocchi hanno poche calorie è che sono molto ricchi di acqua e quindi l'acqua, come sempre, non fa energia. Cotti danno anche un bel volume, quindi hanno un buon effetto di riempimento. Si può usare la classica grattugia oppure Permette di prendere attrezzo, meglio il sugo poi con anche questa sono più rigatura. carini. Sì. Sono, le patate devono essere state buone perché li sento molto belli sodi. Dovrebbero bastare giusto per far vedere, no? Sì, Facciamo 4-5 certo. per ogni piatto. I nostri gnocchi sono pronti, adesso dobbiamo cuocerli. Naturalmente mettiamo il sale nell'acqua bollente. Intanto abbiamo fatto sciogliere il burro in un pentolino senza farlo diventare scuro. Gli gnocchi. E facciamo vedere i vari condimenti che abbiamo preparato. Appena sono a galla, naturalmente sono pronti. Allora, che condimenti abbiamo preparato? Oltre al classico zucchero, cannella e parmigiano grattugiato, abbiamo fatto un pesto di rucola. Rucola, sì, questa è selvatica, però si può usare tranquillamente che la rucola diciamo coltivata. Questo è un sugo di porri. Ho fatto appena appena sudare i porri tagliati sottili, ho messo un filo d'olio, ho messo erbe aromatiche, timo, rosmarino e poi l'ho frullato aggiungendo acqua, solo acqua. E questo invece è un pochino più piccantino perché sono dei peperoni rossi arrostiti, sbucciati e poi frullati con un po' d'acqua e un pochino d'olio, poco poco. Io direi che, visto che gli gnocchi sono molto delicati, mettiamo sotto il condimento. Sì, abbiamo visto in pratica che abbiamo tre condimenti, un condimento direi della festa molto ricco, zucchero, burro e cannella, e qui le Mettiamo calorie vanno in cielo, e poi abbiamo invece tre condimenti leggeri che ben si accompagnano con gli gnocchi e con una stagione primaverile,
quindi con erbe aromatiche, con peperoni, quindi tutti i condimenti vegetali molto leggeri, dove quel po' di grasso è rappresentato dall'olio messo in misura limitata ed olio extravergine oliva che è di per sé un grasso molto buono. In i peperoni non si mette niente, cioè non ci vuole formaggio, no, perché il peperone, sapore, esatto, al limite a crudo un filo d'olio. E qui ci siamo. Questo naturalmente abbiamo fatto un pochino più, diciamo, più classico, quindi un pochino ricondiamo con del burro. Qui ho mescolato un po' di zucchero a cannella, a chi piace naturalmente il parmigiano. Che io non metterei. Diciamo che volendo, va un po'. Mettiamo qui da un lato, sì, così, sì, giusto, sì, per il gusto. Qualcuno addirittura lo mescola con zucchero cannella, però sono pure abbastanza contrastanti. Gusti, sì. Qui invece abbiamo porro. Il nostro condimento al porro. Il formaggio ci vuole, perché il porro ama. Qui sì. Ama il formaggio. Ci sta, ci sta. E qui facciamo con la rucola. La nostra rucola. Naturalmente qui non li mescolo, solo chiaro, per vedere l'abbinata. Qua il formaggio ci vuole, si può mettere anche del pecorino. Sì, io direi solo nello zucchero e cannella non metterei il formaggio. Poi ricordiamoci sempre che c'è sempre una buona soluzione con pomodoro fresco e basilico, certo, per gli gnocchi, che è assolutamente classico, leggera, dietetica, 200 calorie un piatto di gnocchi al pomodoro. Comunque, ecco, molto anche diverso. Queste sono valide.